Quanto è importante in Calabria per un'associazione di albergatori come Arca essere all'interno di una fondazione ITS per il turismo? Beh, per Arca è molto importante essere all'interno della fondazione perché ci dà la possibilità di raccontare le esigenze reali delle imprese e immaginare di poter costruire dei percorsi per i collaboratori che un giorno ci dovranno accompagnare nella crescita delle nostre aziende. Abbiamo riscontrato che è fondamentale poter costruire dei percorsi su misura, aderenti alle esigenze delle aziende che fanno turismo e la Fondazione ci dà questa opportunità. Dottoressa Greco, più competenza, più alta formazione, quanto è importante la competitività per le imprese in Calabria? Allora, guardi, proprio in una riunione di Confindustria Vibo l'altra sera, nell'ultima abbiamo parlato di questo, di quanto riteniamo sia importante che ci sia una formazione ad alto livello, proprio perché questo può determinare la differenza per la competitività calabrese. E proprio per poter avere questa formazione, offrire dei servizi di qualità, c'è la necessità di aiutare a formare questi ragazzi perché possano acquisire queste competenze. Noi abbiamo 638 strutture divise tra hotel e hotel residence, che poi sono le strutture prettamente alberghiere. Dottor D'Agostino, più formazione, più sostenibilità, più innovazione. Questo è quanto emerge da questi 2 giorni sul turismo. Sì, sono i temi ricorrenti del turismo in Italia, io direi in Europa, ma adesso concentriamoci sulla Calabria. 2019 l'anno dei record con 9 milioni e mezzo di turisti arrivati nella nostra magnifica terra e questo numero deve essere adesso replicato nel 2023 con i temi che lei stesso ha detto, quello è il turismo del futuro partendo dagli argomenti trattati in questi 2 giorni in cui bisogna dare i complimenti agli organizzatori, soprattutto sulla parte formativa. Il turismo in Calabria ha un 20% di PIL. Da questi numeri bisogna partire per crescere, per portare avanti la nostra terra che è pronta per gli scenari europei del turismo internazionale. Presidente Perino, quali possibili sinergie possono esserci tra ente bilaterale e fondazione ITS? Allora, l'ente bilaterale per il turismo calabrese che rappresento e la fondazione ITS possono sinergicamente affrontare i problemi che da decenni diciamo, avvolgono la Calabria, che è la qualificazione professionale e il miglioramento dell'offerta turistica. Ed è possibile solamente grazie a percorsi come quelli che promuove la Fondazione ITS di Food and Beverage, di Hospitality, ma anche altri che stiamo mettendo a punto in sinergia con loro proprio per alzare il livello e aumentare la qualità del brand Calabria. Giancarlo Formica, quanto è importante in Calabria per un consorzio di strutture ricettive essere all'interno di una fondazione ITS per il turismo? Beh, indubbiamente essere all'interno di una fondazione vuol dire essere aggiornati in tempo reale su quelle che sono le dinamiche sulla formazione, anzi sull'alta formazione, perché dobbiamo considerare che ormai il comparto turistico nella nostra regione, nella regione Calabria, nella Riviera dei Cedri, è diventato oggi il volano dell'economia territoriale. Quindi ovviamente bisogna qualificare non solo quelle che sono le strutture ricettive, quindi l'offerta turistica, ma anche quella che è proprio la formazione delle risorse umane e pertanto appartenere ad una fondazione del genere ci permette di essere al passo e soprattutto mantenere sempre costante in aggiornamento il nostro team di lavoro. Va incontro a quello che l'economia ci ha insegnato, che si chiama rischio di impresa. L'imprenditore affronterà sempre il rischio imprenditoriale. Dottor Furnari, contratto di apprendistato di terzo livello, cosa serve per facilitare i consulenti nell'attivazione per le imprese? Allora, il contratto di terzo livello innanzitutto rappresenta uno strumento molto importante per lo sviluppo del settore. Serve ovviamente per i consulenti serve un approccio più immediato con gli istituti di formazione, con l'università e con gli enti scolastici. Una volta realizzato questo, sarà
potrebbe essere uno strumento che cambierebbe che potrebbe cambiare la prospettiva dello sviluppo in questa regione, soprattutto in questa bellissima località che è Tropea. Aspettiamo che Carlo Verdi ci dia una mano per, attraverso contratti piccoli, apprendistato di terzo livello, che Anval ci raccontava ieri come poterli attivare e di tutti i vantaggi che ci sono poi per le imprese. Direttore Capalbo, qual è il ruolo di un ITS per il turismo in Calabria? Direi che è un ruolo centrale, in quanto può essere di grande supporto per la formazione non soltanto dei giovani in uscita dagli istituti tecnici per il turismo, dai licei, penso ai licei linguistici che possono, diciamo, attivarsi rispetto alle figure professionali del nostro settore, ma anche gli istituti alberghieri. Ma è centrale anche per l'offerta turistica in generale, quindi per tutti gli operatori che vogliono innovarsi sul territorio, in quanto oltre a formare nuovi giovani e quindi nuove leve, un ruolo centrale può essere quello della riqualificazione dei quadri intermedi delle strutture che operano sul nostro territorio. Ed è di questo che oggi parleremo al convegno, in quanto ci sono diversi consorzi, associazioni di categoria del settore turistico con cui vogliamo confrontarci per capire come si possa incidere per rendere più competitiva la nostra Calabria preziosissima. Dottor Raccuglia, apprendistato di alta formazione, un'opportunità concreta di lavoro per gli studenti degli ITS, perché? È certamente una misura importante che facilita l'ingresso al lavoro dei nostri giovani verso il mondo del lavoro. E è semplice per quanto riguarda anche le procedure, è anche utile per la flessibilità che consente ai singoli lavoratori di accedere alle opportunità, all'incrocio domande e offerte di lavoro, ed è una delle misure che consente anche un percorso professionale in crescendo, con un'opportunità dall'altro lato per i lavoratori, per le imprese, di abbattere il costo del lavoro. Quindi professionalità e competenze dal lato dei lavoratori e costi abbattuti e procedure flessibili per gli imprenditori. Sindaco Macri, quali possibili sinergie possono esserci tra il Comune di Tropea e l'ITS rispetto al recente accordo che avete siglato con l'Università del Giappone? Allora, diciamo, è un accordo siglato, sì, ma è tutto in divenire, quindi dobbiamo anche comprendere esattamente quali potrebbero essere i termini di questo scambio culturale che è, diciamo, è l'oggetto di questo accordo. Sicuramente loro sono molto interessati a quella che è la nostra capacità di fare marketing e delle politiche di marketing in generale in Italia, quindi la capacità di attrarre flussi turistici attraverso quindi delle iniziative di proiezione di una località nel mondo, che può essere il mondo social piuttosto che la TV, piuttosto che i mezzi di comunicazione. Quindi loro sono molto interessati a questi. La ITS Calabria ha oggi proprio ne parlavamo, potrebbe essere questo uno dei punti sui quali puntare in termini di formazione. Ecco, sicuramente uno scambio culturale di esperienze con una realtà come quella giapponese non potrà che portare dei benefici a entrambe le parti, quindi vedremo in prossimo futuro, che non è così dietro, così lontano, ma avremo un incontro nella prossima primavera, cosa in realtà di concreto possiamo fare per mettere, aumentare le nostre competenze e capacità attraverso questa collaborazione. Simona, qual è il bilancio dopo il primo anno del corso a cui stai partecipando con l'ITS e l'AIA Calabria? Allora, sono felicissima di aver partecipato a questo primo anno, il bilancio è assolutamente positivo, molto molto formativo, intenso, devo dire la verità, le attività sono veramente tante, i moduli sono tanti e la preparazione che avremo alla fine dei due anni, quindi nel maggio del 2023, penso che sarà sicuramente elevata, quindi saremo pronti per gettarci nel mondo del turismo e intraprendere magari anche qualcosa di nostro.
Sicuramente un bilancio positivo, direi che questo primo anno mi è servito per consolidare ciò che già sapevo, ma ampliare la mia visione riguardo il turismo interno ed esterno, anche quindi una visione molto, molto ampia, e ho acquisito quelle competenze più specifiche che da tempo diciamo, ricercavo. Ho trovato qui gli strumenti adeguati per farlo. Possiamo dire che è stato un percorso formativo molto importante, perché comunque si è potuto toccare con mano proprio quelli che sono i vantaggi a poter partecipare a corsi organizzati e soprattutto organizzati molto bene. E, anche poter incontrare figure nel settore turistico, professionali, ci possono lasciare la loro esperienza per poterla poi sviluppare ognuno nel nostro settore, nel nostro campo durante l'attività lavorativa, quindi molto soddisfatta del risultato raggiunto con il primo anno. Presidente Lopardo, si è appena conclusa la due giorni sul futuro del turismo in Calabria, l'alta formazione tecnica. Nel complesso, com'è andata? Sì, sono stati due giorni di lavoro intenso, nettamente proficui, dove abbiamo analizzato, soprattutto nella giornata di oggi, abbiamo analizzato quello che è il contributo che la nostra fondazione, il nostro ITS può dare allo sviluppo del turismo in Calabria. Da tutti i nostri interlocutori, da Federalberghi, diciamo dal sistema delle istituzioni scolastiche, dal sistema delle imprese, riceviamo sollecitazioni per creare professionisti del settore turistico, e dunque crediamo di essere importanti in questo processo di crescita e di miglioramento della filiera del turismo. Un evento in collaborazione con l'amministrazione comunale di Tropea? Assolutamente, ringrazio personalmente l'amministrazione comunale di Tropea che ci ha ospitato e ci ha accolto all'interno di questo fantastico borgo. Ringrazio anche l'Istituto di Istruzione Superiore di Tropea, in particolare il preside Cutuli, che appunto ha messo a disposizione i ragazzi della sua scuola per i servizi di assistenza all'iniziativa che abbiamo realizzato. Un grazie a tutti quanti i soci che hanno partecipato in maniera attiva, soprattutto un grazie agli allievi del nostro percorso che sono stati qui sempre pronti e puntuali con domande, con richieste di approfondimento, dunque ci hanno dato l'opportunità di rendere viva queste due giorni di confronto.